E 14:31 minuti, eccoci in diretta dal nostro TG. Riprendiamo parlando di una questione che riguarda da vicino l'economia del nostro territorio. Parliamo della emergenza cozze inquinate. Occorre dare in tempi celeri una risposta all'emergenza che interessa da vicino i mitilicoltori del primo seno di Mar Piccolo. Il sindaco di Taranto Ezio Stefano, così come la giunta comunale, punta ad accelerare i tempi all'indomani della notizia dei mitili coltivati in quello specchio d'acqua e risultati poi inquinati da diossine e PCP. Il divieto di allevamento e vendita rappresenta un reale problema per la categoria che trae il proprio sostentamento economico. Oggi il primo cittadino dovrebbe comunicare alla prefettura di Taranto l'elenco dei nomi dei mitilicoltori che hanno chiesto il sussidio economico. C'è chi lo ha definito un provvedimento complesso che vedrà l'impiego di spesa di circa 200.000 euro da parte dell'ente di Piazza Castello a sostegno della categoria fortemente danneggiata dal crollo delle vendite. Per il sindaco Stefano il più grande problema resta al momento il trasferimento in Mar Grande dei relativi impianti con il mantenimento delle concessioni. E sulla emergenza cozze inquinate nelle ultime ore è intervenuta anche la Camera di Commercio di Taranto, che ha deciso di istituire, vista l'allarmante situazione che interessa l'economia ionica, un gruppo di lavoro che sarà presieduto da Leonardo Giangrande, già vicepresidente della Camera di Commercio e presidente di Confcommercio Taranto. La cronaca sindacale è stato sottoscritto al Ministero del Lavoro a Roma l'accordo per la deroga della cassa integrazione straordinaria per il periodo che va dal 18 agosto al 31 dicembre prossimo per 224 dipendenti della ex Miroglio. Riflettori puntati ancora una volta sul mondo del lavoro che spesso abbiamo definito malato. Ci sono però buone nuove, buone notizie per quanto concerne, per quanto riguarda i lavoratori della ex Miroglio, circa 224. In questi giorni è stato sottoscritto l'accordo presso il Ministero del Lavoro che dunque prevede una nuova proroga della cassa integrazione straordinaria in deroga dal 18 agosto al 31 dicembre, dunque 4 mesi di cassa integrazione straordinaria in deroga. Si va anche verso la riconversione di un nuovo piano industriale. Ne parliamo con chi in questo periodo, in questi mesi, oltre 2 anni e mezzo, sta seguendo dunque l'avvertenza, Giuseppe Massafra. Che cosa possiamo dire? Sicuramente soddisfatti i sindacati di categoria? Sì, siamo soddisfatti per l'accordo che abbiamo sottoscritto al Ministero dello Sviluppo Economico, che è uno strumento che ci consente di avere maggiore tempo per quello che è l'obiettivo che, come dicevi, da 2 anni e mezzo resta l'obiettivo principale, cioè la riconversione di quegli stabilimenti. L'accordo prevede 4 mesi di cassa integrazione straordinaria in deroga, quindi un ulteriore periodo concesso in deroga dal Ministero del Lavoro, che ha valutato positiva, sostanziale, le proposte industriali al vaglio e della Miroglio e delle istituzioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Puglia, oltre che le parti sociali, per la riconversione degli stabilimenti di Castellaneta e Ginosa. Lo ricordo, le proposte attualmente in discussione prevedono la possibilità da parte di un'azienda di industria alimentare, un'azienda piemontese, di rilevare lo stabilimento di Castellaneta con un'assunzione di circa 50 dipendenti, altre proposte relativamente a terziario avanzato e altre ancora al vaglio attuale della Miroglio. È un processo che sta andando avanti, che aveva bisogno di tempo e di sostegno al reddito per i lavoratori che da tanto tempo stanno aspettando di poter tornare ad occupare quegli stabilimenti con il proprio lavoro. Ed intanto un'altra avvertenza preoccupa le organizzazioni sindacali, quella della ITN di Martina Franca. Lì l'azienda sembra non voglia trattare. Qual è la vostra posizione anche in merito alla necessità della cassa integrazione per il sostentamento al reddito? Sì, è un altro pezzo importante dell'industria manifatturiera, dell'industria del tessile nella provincia ionica. Nardelli aveva comunicato lo scorso 27 aprile la necessità di ricorrere a un anno di cassa integrazione straordinaria per una crisi strutturale che l'azienda stessa giudica
irreversibile e quindi dei 180 dipendenti 140 da porre in cassa integrazione straordinaria. Noi abbiamo insistito anche attraverso l'intervento delle istituzioni a partire dalla Regione Puglia perché si possano trovare strumenti alternativi alla cassa integrazione straordinaria che in qualche modo in questa circostanza reputiamo essere un po' l'anticamera possibile dei licenziamenti. Apriamo adesso la nostra pagina dedicata alle segnalazioni. Il presidente della circoscrizione Talzano, Lama San Vito, Tommy Lucarella, parla di sicurezza stradale e torna a denunciare la scarsa illuminazione in Viale Ionio a Taranto. Scarse illuminazioni e alberi particolarmente rischiosi per l'incolumità pubblica è quanto denuncia il presidente della circoscrizione Talzano San Vito Lama, Tommy Lucarella, che torna ancora una volta a sollecitare l'intervento degli enti competenti al decoro e alla manutenzione del verde pubblico. Per Lucarella necessitano interventi urgenti al fine di scongiurare il rischio che si verifichino tragedie in un tratto di strada, qual è Viale Ionio in prossimità delle scuole CEM e come tale particolarmente trafficato. È da tempo che infatti che abbiamo segnalato all'amministrazione comunale, ma realmente dobbiamo dire abbiamo segnalato alla direzione dell'AMIU. Il problema che avete notato anche voi, che è quello appunto del, davanti alle scuole CEM, vi è un albero che cade appunto sopra un'edicola, i rami di quest'albero sono attraversati dai fili della corrente elettrica, ma nonostante ciò, nonostante le sollecitazioni fatte dal Consiglio circoscrizionale, da tutti gli atti che abbiamo prodotto, ancora una volta siamo costretti, questa volta però, a denunziarlo attraverso e ringraziamo la vostra emittente perché notiamo l'assenza completa di chi è che dirige l'AMIU. Non mi rivolgo in particolar modo in questo momento qui al presidente dell'AMIU, quanto chiedo al presidente dell'AMIU di intervenire sul proprio dirigente, su chi è che è preposto al taglio degli alberi e dell'erba, perché si deve intervenire in questa situazione qua. Non è possibile che c'è gente che rischia la vita perché appunto c'è qualcuno che si disinteressa di un problema che riguarda la salvaguardia e l'incolumità della gente che gira intorno insomma all'ingresso principale delle scuole CEM. Così come voi mi avete chiesto, c'è la situazione appunto di pericolosità che si intravede tutte le volte, lo abbiamo segnalato in particolar modo nelle ore notturne, davanti ai locali che si trovano in Viale Ionio, in zona Mare Chiaro, Praia Mare, che è una zona ancora non illuminata. Basterebbero 4-5 pali di pubblica illuminazione per poter rendere una zona più tranquilla, più sicura, in un versante della città che è quello che porta verso San Vito, che è stato sempre creato negli ultimi tempi, ma diciamo da lustri, possiamo dire, di incidenti anche mortali. In questo io chiedo all'amministrazione comunale, nelle persone del sindaco e del presidente della provincia, di intervenire con i propri assessori sui dirigenti ai lavori pubblici della provincia e del comune di Taranto a che si possa stabilire un passaggio di consegne dalla provincia al comune per poter rendere agibile e fruibile un tratto di strada che è completamente al buio. E ci spostiamo adesso in provincia. Questa mattina presso l'ala consiliare del comune di Marugio si è tenuta la conferenza stampa del presidente dell'Unione dei Comuni Terra del Mare e del Sole, il dottor Alberto Chimienti, sindaco di Marugio, e degli assessori con delega al turismo e al marketing territoriale dei 7 comuni della stessa Unione, a Vetrana, Marugio, Torricella, Lizzano, Fragagnano, Pulsano e Leporano. L'oggetto della conferenza stampa è stato il seguente: la presentazione delle attività di promozione del territorio, la presentazione della nuova guida turistica, ma anche la presentazione del nuovo video promozionale e la presentazione di un innovativo progetto informatico per fare naturalmente promozione e quindi incentivare il turismo su tutto il territorio e principalmente nei comuni interessati. E restiamo in provincia, ci spostiamo però a Leporano. Leporano festeggia il suo patrono Sant'Emilio. Ieri nella parrocchia di Maria Santissima Immacolata è stata celebrata la messa con il rito della consegna delle chiavi della città dal santo patrone da parte del primo cittadino, il sindaco Pavone. Subito dopo la vestizione di Sant'Emilio e si è infine tenuta la processione di intronizzazione. C'eravamo anche noi.
Leporano, festa patronale di Sant'Emidio, una toccante cerimonia religiosa che proprio indica il rapporto forte che c'è tra il santo patrono e la collettività, una tradizione nata attraverso un miracolo del santo che salvò la comunità leporanese da un terribile terremoto. Un fascino, una religiosità che si sente forte, sindaco. Sì, si tramanda nei secoli, perché adesso siamo quasi al terzo secolo dopo che il vescovo Sant'Emidio è stato nominato patrono della nostra comunità, e le generazioni, così come li insegnano i genitori, i propri avi, continuano nella tradizione del santo patrono. È un momento importante dove c'è il connubio fra il potere papale e quello civile, e noi siamo tutti legati al nostro santo patrono e spero che sia una tradizione che possa continuare ancora nei secoli. Mino Franchini, presidente del Comitato per i festeggiamenti di Sant'Emidio, una tradizione popolare che rappresenta un momento davvero esaltante dal punto di vista religioso nell'estate leporanese. Questo è forse il momento più importante per tutti i leporanesi, è un momento aspettato un anno intero. C'è la festa di Sant'Emidio per la sua storia, per le sue tradizioni che vengono tramandate di generazione in generazione. Ecco, qui c'è la massima espressione della devozione del popolo di Leporano verso il santo patrono. E abbiamo un ricco programma sia religioso che civile, che oggi è il secondo, ogni 3 giorni stupenda. Oggi abbiamo assistito a una suggestiva, proprio la cerimonia suggestiva della consegna delle chiavi. Domani ci sarà la vestizione del santo. Sì, molto importante e molto sentita da tutti i leporanesi. Domani ci sarà la stupenda processione per le vie del paese che coinvolge un'intera popolazione, l'amministrazione comunale e la parrocchia tutta. I festeggiamenti di Sant'Emidio non hanno soltanto una valenza religiosa, ma rientrano anche in attività, come dire, legate allo spettacolo, che rientrano nell'estate leporanese, appunto. Sì, la gente lo aspetta con gioia questi 3 giorni, 3, 4 e 5, e rientrano alla grande nel cartellone dell'estate leporanese, perché l'amministrazione comunale dà un sostegno forte per tutti i turisti che vengono qui a Leporano a trascorrere le loro vacanze, e qui a Leporano trovano questa cultura, questa storia che da anni, da 296 anni, si ripete ogni anno. Una festività religiosa davvero sentita, un modo per riscoprire proprio il senso di appartenenza alla comunità cattolica. Sì, la festa di Sant'Emidio, che si celebra con grande solennità appunto il 4 e il 5 di agosto, è un appuntamento importantissimo per tutti i leporanesi e non, perché essendo questo un territorio anche a vocazione turistica, tanti che vengono qui a passare le vacanze hanno imparato a conoscere ed amare questo grande santo, per questo viene celebrato sempre con grande solennità e con grande anche partecipazione del popolo. Diamo spazio adesso all'arte e alla cultura nell'ambito della rassegna di manifestazioni culturali Città Aperte 2011 promossa dall'azienda di promozione turistica della provincia di Taranto. Continuano le aperture prolungate del Museo Nazionale Archeologico di Taranto, il Martà, nel mese di agosto. Sabato 6 e domenica 7 sarà aperto sino alle 23. Sono previste visite guidate gratuite dalle 18 alle 20:30. La visita alle collezioni permanenti e a pagamento, con ingresso gratuito e visitabile invece sino alle 21 negli spazi espositivi al piano terra la mostra Tesori della Magna Grecia by Cosimo Vinci Design, una raffinata presentazione di corone e ghirlande realizzate con linee e tecnologie moderne liberamente ispirate a reperti archeologici ugualmente presenti in mostra. Le 14:44 minuti, termina qui l'appuntamento con la nostra informazione. Al momento non ci sono ulteriori novità di cronaca. La linea torna ai colleghi della regia, Luca De Vito e Cristian Palazzo. Non andate via, la pubblicità e poi qualche minuto nuovamente in diretta per la nostra pagina sportiva. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.
Abbiamo cercato in Italia e Francia gli abiti più belli. Per